ringrazio tutti i presenti, tra cui anche il sindaco Francesco Acquaroli, sindaco di Potenza Picena. Direi di iniziare subito con l'intervento introduttivo di Enrico De Concilis, medico dell'ospedale di Civitanova Marche. Grazie Nico, grazie Enrico, grazie a Malandro soprattutto, che è veramente un'associazione che noi abbiamo incontrato e conosciuto praticamente subito dopo le elezioni, ma con cui stiamo collaborando insieme con tanti progetti innovativi ma utili. Utili sia dal punto di vista come quello dei defibrillatori, diciamo di prevenzione e di supporto al nostro territorio, e altre iniziative come questa sicuramente molto toccanti. Questa è una manifestazione, il ricordo di tre figure scomparse prematuramente e che hanno lasciato, ed è stato molto anche dolore, no? Nelle famiglie ma non solo. Io ricordo bene tutti i momenti, tra l'altro uno dei tre ragazzi ricordati era un mio carissimo amico, e purtroppo a volte noi non apprezziamo la vita, non riusciamo ad apprezzarla in maniera compiuta, e poi davanti a certi drammi, che questi sono veri e propri drammi, scopriamo che in sostanza... Fabio Di Crescenzo, vice direttore generale dell'ABCC di Civitanova Marche e Monte Cosaro, nonché capitano e giocatore della squadra che si presenterà in campo domenica prossima per il Mondialito organizzato da Amadown. Una vicinanza non solo in campo domenica prossima tra l'ABCC civitanovese e Amadown, ma anche nei fatti, con un bel connubio iniziato mesi fa. Sì, come ho detto prima, la nostra banca è molto attenta, diciamo, al sociale, quindi un'associazione di questo tipo che è vicina ai bambini, ai ragazzi con la sindrome di Down, ma io aggiungo anche alle famiglie, perché nel mondo di oggi è difficile fare i genitori e probabilmente è ancora più difficile fare i genitori di bambini, diciamo, che hanno questa sofferenza. E queste iniziative, come diceva anche Enrico prima, servono anche ai genitori, alle famiglie, infatti lui parlava di aiuto alle famiglie per farle uscire da questo guscio, perché è innegabile dire che anche le famiglie hanno bisogno di scrollarsi di dosso questo problema, quindi queste iniziative che coinvolgono tante persone, tanti adulti, giovani, servono per fare in modo che queste persone vivano la società come tutte le altre. Enrico De Concilis, presidente dell'associazione Amadown di Porto Potenza Picena, domenica terza edizione di questa bellissima manifestazione, un quadrangolare tra varie rappresentative, varie squadre, per divertirsi, stare insieme, ma soprattutto fare solidarietà, ricordare tre giovani vite purtroppo prematuramente spezzate del territorio portopotentino, e per fare anche informazione su quella che è la bellissima e importante attività dell'associazione Amadown. Sì, anche quest'anno Amadown è riuscito a organizzare per la terza volta il Mondialito di calcio, e una delle tante iniziative che l'associazione promuove e attua per far conoscere sempre più l'associazione Amadown e tutto quello che fa a favore dei bambini con sindrome di Down. E quest'anno è riuscito a organizzare questo mondialito a cui parteciperanno le quattro squadre, quella dell'ospedale di Civitanova, l'ordine dei commercialisti di Macerata e Camerino, la BCC di Civitanova e Monte Cosaro e le vecchie glorie di Porto Potenza Picena. E verrà svolta domenica mattina dalle ore 9, preceduta da una partitella in cui si affronteranno ragazzi down e ragazzi non down, e proprio a significare il motivo per cui cerca di integrare sempre più e i ragazzini con sindrome di Down. E Amadown, ecco, ci prova a mettere su questo mondialito, e viste le due edizioni precedenti che sono andate a buon fine, hanno colto nel segno. Nello stesso tempo si cerca di ricordare queste tre persone non più presenti tra di noi, che comunque erano persone vicine sia al mondo dello sport che della solidarietà e del sociale, come Francesco Angeloni, Alessia Bianchini e Silvia Tinarelli. E appuntamento per tutti a domenica 12 giugno in mattinata presso lo stadio comunale di Porto Potenza Picena per questa bellissima iniziativa.